Emanuela, che viene da Roma. Da dove vieni? Io vengo da Canada, però io vivo qui da 10 anni. Ciao Maria, da dove vieni? Da Varese. Maria Chiara. Da dove vieni Maria Chiara? Io sono di Varese. Studia Varese? No, attualmente io studio a Roma. Emanuela, perché una persona dovrebbe visitare una città? Perché la città mantiene in sé le nostre origini, quindi è un turismo anche diverso, una modalità diversa di imparare, di crescere e di riscoprire da dove veniamo. Io penso che una città deve avere un lago per le viste belle, montagna per fare gli sport, molto, e anche delle negozi come Varese ce l'ha. Però più importante penso che una città deve avere una storia. Tre cose che una città proprio non può non avere per essere amata da un turista. Allora, secondo me deve avere una bella zona pedonale, e Varese ce l'ha. Se c'è anche una bella zona ciclistica, c'è, da Varese c'è, perché sul lago abbiamo una bella pista ciclabile. Poi una città deve avere dei buoni ristoranti, a Varese ci sono, si mangia abbastanza bene e poi ci sono anche tante cose da visitare. Una città cosa deve avere per essere amata e apprezzata da un turista? Beh, di sicuro tanti monumenti e poi l'atmosfera che si respira nella città. Cosa pensi della tua città? Io sono di Roma, quindi cosa penso della mia città? Che è la città più bella del mondo, come ritengo ciascun abitante di qualsiasi città italiana. Ed è la culla, nonostante tutto, della nostra civiltà. È la prima volta che visiti Varese? È la prima volta che visito Varese, ma amo molto le cittadine del nord, perché si respira nei loro centri quel senso civico che si è perso verso nell'avanzare di questa epoca così frenetica. La tua città invece? La mia città è Brasso, però se vuoi sapere vengo da Toronto, in Canada. Vuoi sapere da chi è Toronto? Sì, Toronto. Allora, Toronto è molto diverso, è molto moderna con i building, grattacieli molto alti, è una città molto grande. Allora, ci sono tanti negozi, però la differenza è che non c'è una montagna e non c'è una cosa storica e non c'è un lago. Allora penso qua c'è una vista bellissima d'occhio. Cosa ne pensi di Varese? Per me è una città bellissima, perché è una città dove c'è un po' di tutto, però nello stesso tempo si vive quasi come in un paese, nel senso ci si conosce, si viene volentieri in centro a fare due passi in Corso Matteotti, si va a fare una camminata al Sacromonte, si può andare al lago dove c'è il canottaggio. Quindi io dico, se uno vuol visitare una città e passare un fine settimana piacevole, può venire tranquillamente. A Varese un turista cosa apprezza di più? Di sicuro l'atmosfera di una tipica città italiana, il cibo e sicuro le persone. Mentre a Londra? Beh, a Londra hai tanti monumenti e tutte le persone che si ritrovano da ogni parte del mondo a portare le loro culture. Ma in Europa non è male, ma in Europa una rete.